Allora, quest'ultimi scarsi del quarti d'ora, voglio farvi capire perché posso sempre completare la base in uno spazio più piccolo o uno spazio più grande. Allora, questo qua è veloce. Teorema del completamento. Allora, sia V di dimensione finita, dimensione di V uguale a K. Quando lo scrivo su che campo stiamo è evidente che sono ambedue spazi vettoriali sullo stesso campo. Poi sia V doppio sotto spazio vettoriale di V con base, prendiamo la base V doppio 1 V doppio A. Allora la tesi è H deve essere più piccolo di K e si può completare, cioè aggiungere a V doppio 1 V doppio H dei vettori in maniera tale da passare da una base di V doppio a una base di V. La base data di V doppio per ottenere una base. Ok. Allora, qual è la dimostrazione? Sia V1, VK, V2, VK una base. Se K non l'ho scritto, ma sì, sotto spazio vettoriale l'ho scritto qua. Che vuol dire? Vuol dire che V contiene V. Allora, se tutti questi vettori stanno in V doppio, allora che vuol dire? Se tutti i vettori della base di V stanno in V doppio, che vuol dire? Vuol dire che, diciamo, questi qua, oltre che V doppio, che sono la base di V doppio, quindi generano V doppio, generavano pure V. Quindi essendo un sistema di generatori di V, essendo elementi indipendenti, quelli là sono una base, diciamo, se tutti i V con I, per I che è compreso tra 1 e K, sono in V doppio, allora V doppio 1, V doppio H è una base di V e quindi H uguale K, V doppio uguale K. Scusate, V doppio uguale K. È finito questo passo. Se invece non è così, altrimenti supponiamo
che J sia il primo indice, il valore, diciamo, l'indice minimo, il minimo indice tale che UJ non appartiene allo span di W. Poiché UJ non appartiene a quello span, quindi la chiamiamo J1. W1, WH, V con l'indice J1 è ancora parte libera. Cioè io ho aggiunto a quei vettori un vettore che non posso generare, erano indipendenti, aggiungendo adesso un vettore che non posso generare, continua a essere linearmente indipendente. Poi naturalmente che faccio? Vado a vedere, adesso chiamo sia ora, se esiste, J2, il minimo indice. Tale che VJ2 non appartiene allo span di W1WH. Quindi se ci aggiungo anche questo, W1, W2, è ancora parte libera. Vabbè, continuo fino a che non esaurisco tutti i vettori. Continuo finché posso. Che posso, che significa? Che vado a vedere tutti questi vettori V, quelli che non posso generare ce li aggiungo, quelli che non posso generare ce li aggiungo. Arriverò a W1 W H V J1 VJL, cioè ne avrò aggiunti alcuni. Altri non avrò avuto bisogno di aggiungerli perché già li potevo generare. O li potevo generare con questi o con quelli che di volta in volta, con quelli di prima più quelli che di volta in volta aggiungevo. A questo punto questa è una parte libera. Ma genera tutto V. Perché genera tutto V? È un sistema di generatori per V. Perché, vabbè, quelli che non potevo generare ce li ho aggiunti, quelli che potevo generare li posso generare, gli altri li posso generare per costruzione e quindi li posso generare tutti quanti. Una volta che ho generato una base di V, posso generare tutto. Quindi, siccome è una parte libera, è un sistema di generatori per V, quindi questa è una base di V. Quindi H più L fa K, inoltre, perché il teorema è finito? Perché io ero la base di prima, ci ho aggiunto delle cose e è diventata una base di prima. Inoltre, tutte le, per il teorema della dimensione, tutte le basi hanno la stessa lunghezza. La base originale aveva la lunghezza K, questa base ha la lunghezza H più L e quindi H più L deve fare K. Siccome ho solo aggiunto, quindi L è maggiore o uguale di 0, K è maggiore o uguale di H. Anzi, in questo caso K è strettamente maggiore di H, perché il caso in cui K era uguale a H l'abbiamo detto all'inizio. Chiaro? Per fare un esempio numerico, torniamo al discorso di prima, all'esempio di prima.
Allora, mi dettate un attimo chi erano V1 e V2. Stavamo in R4, questo mi pare che era 2, 1, 1, 0, giusto? E quest'altro era? V2? No, 0 era qua. 1, 0, 1, 1. Ok. Allora, qua, allora questi erano quelli che stavolta avrei chiamato W1 e W2. Allora, chi vogliamo prendere come base canonica, come base di R4? Prendiamo la base canonica, E1, E2, E3, E4. Andiamo a vedere, E1. Lo posso generare con questi? Allora, lambda fa 0, mu fa 0, non lo posso generare. E qua non mi trovo, no? Perché qua mi dovrebbe 0 invece di qui. Se io scrivo, cioè, lambda W1 più mu W2 è uguale a questo, trovo l'equazione mu uguale a 0, lambda uguale a 0, e poi trovo 2 lambda più mu uguale a 1. Questo sistema è assurdo, perché se lambda uguale a 0, mu uguale a 0, nella mia equazione viene 0 uguale a 1. Quindi non lo posso generare, e allora lo aggiungo. Poi andiamo a vedere e con 2. E con 2 chi è? 0, 1, 0, 0. Adesso andiamo, supponiamo che facciamo una combinazione lineare dei primi tre e andiamo a vedere se riesco a ottenere il qua. 2 lambda più mu più nu deve fare 0. Poi lambda deve fare 1. Lambda più mu deve fare 0 e poi mu deve fare 0. E vedete, non vi trovate? Da questo ottengo mu uguale a 0, da questo ottengo lambda uguale a 0 e qua sostituendo trovo una sola. Quindi non è possibile. Allora, se non è possibile, questo non lo posso generare con questi tre. Quindi sono arrivato a 4. Quindi basta, questa è una base di R4. È inutile proseguire perché è la conseguenza di quello che abbiamo detto. Siccome io arrivo alla fine, arrivo alla base. La base di R4 ha la lunghezza 4 e questa ha la lunghezza 4. Questa già deve essere. Cioè la conseguenza di la somma di tutto quello che abbiamo detto stamattina è che se parto da questi due vettori, ci aggiungo questi due, ho la base di R4. Per esempio. Oh. Ripeto, guardate come agito, ho agito esattamente come nel terreno. Ho detto, questi sono una parte libera? Sì, perché non sono proporzionali. Adesso, questo è combinazione lineare di questi due? No. E allora ce l'aggiungo e sono ancora parte libera. Questo è combinazione lineare di questi tre? Abbiamo scritto il sistema? Abbiamo visto che questo sistema è assurdo. Perché già queste tre equazioni sono contraddittorie. Che da qua viene mu uguale a 0, qua sto studiando, qua viene lambda uguale a 0 e lambda uguale a 0 non può essere uguale a 1. Ottengo due equazioni che mi dicono due cose diverse. Allora, se il sistema è assurdo, vuol dire che questo non è combinazione lineare di questi tre. E allora vuol dire che questi 4 sono parte libera, ma questa è una parte libera di R4. Una parte libera che sta in R4. Per conseguenza di quello che abbiamo detto stamattina, si può completare una base di R4, ma quando l'avremo completata sarà sempre lunga 4, quindi è lei stessa una base di R4. Allora, che dice il teorema del completamento? Io prendo una parte libera che sta in R4, R4 già lo so che c'è dimensione 4, per il teorema del completamento la potrò completare una base di R4. Ma allora, quando l'avrò completata, 4 più L dovrà fare 4, allora L dovrà fare 0, vuol dire che non ci devo aggiungere niente. Cioè vuol dire che se adesso vado a controllare, ogni qualunque vettore di R4 lo posso generare utilizzando questi qua. Quindi questo, oltre a essere parte libera, automaticamente è un sistema che genera generatore. Chiaro? Oh,
qua c'è una cosa che, allora, ci sono, prima di andarci facciamo adesso un po' di filosofia, che poi non è filosofia, cioè significa, c'è ancora parecchio tempo di andarci, abbiamo mezz'ora. Allora, cerchiamo un attimo di riflettere su alcune cose che abbiamo fatto. Allora, primo fatto, anche dalle cose negative cerchiamo di estrarre qualcosa di positivo. Allora, stamattina mi sono impicciato con gli indici a fare il teorema della dimensione, ok? Non è uscita una bella dimostrazione, ma alla fine, comunque, con le correzioni che vi ho detto di fare, comunque alla fine la dimostrazione era corretta. Allora, questo che vuol dire? Da una parte sicuramente è un inconveniente, perché quando andrai a studiare o andrai a rivedere sul web quella dimostrazione ci perderai più tempo per capire le cose. Dall'altra parte significa anche una cosa che può essere utile capire il più possibile. Significa che in ogni caso il professore ce l'ha memorizzato non nella maniera in cui lo memorizzeremmo noi. Cioè, io là me lo studio, me lo ripeto tre volte, quello è molto antipatico perché io devo correggere tutto qua fino a che non sta tutto corretto, perché altrimenti quando lo vado a ripetere mi impiccio io con gli indici, allora non esco più. Questo lo capisco, però perché non esco più? Perché io devo far sì che tutto fili, e quindi mi devo ricordare gli indici in maniera, i nomi degli indici in maniera esatta. Sì, evidentemente io non l'avevo riguardato prima di farlo, quindi è successa questa cosa, però a me l'indice, nel momento in cui vado a scrivere una base, vado a scrivere un'altra base, se ci metto H o ci metto K, non, se lo faccio domani quello che vi ho fatto oggi, o se faccio oggi quello che ho fatto mercoledì, per me sarà difficile rispettare gli indici, almeno i nomi, esattamente. Cerco di avere sempre la stessa notazione, ma non sempre ci riusci. Però, evidentemente, per quale motivo? È che ce l'ho memorizzato in una maniera che è indipendente dal nome. Cioè, a me se lo spazio vettoriale lo chiamo V, o lo chiamo V doppio, o lo chiamo, certamente lo spazio grande cercherò di chiamarlo sempre V per cercare di facilitarvi il compito. Però vi assicuro che questa pure è stata la mia disperazione quando stavo a diciamo al primario. C'era un professore che era sicuramente molto bravo, però questo qua mi cambiava i nomi degli spazi, gli spazi U, V, W, che la volta prima le aveva chiamate in quell'ordine, in quel modo, mi cambiava sempre diciamo i nomi. All'inizio mi ci arrovellavo, fino a che non ho capito che dovevo cercare di memorizzare quella cosa, di capire quella cosa in una maniera che fosse indipendente dal nome che ci mettevo sopra. Cioè, per capirci, se tu sai che tizio ha una certa proprietà, per esempio è, diciamo così, cattivo perché ti ha fatto uno sgarbo, o si chiama Piero, o si chiama Antonio, Giovanni, Francesco, sembra quella stessa proprietà, quindi è indipendente dal suo nome. Quindi questa è la prima cosa che dovete cercare di capire, cercare fino a che ripetete una cosa e la ripetete sempre con gli stessi nomi, sempre con le stesse cose, non siete in grado di ripeterla con un nome diverso, allora l'avete capita, però siete ancora troppo dipendenti dalla notazione. Questa è una cosa.
tanto è vero che invece quando andiamo a fare gli esercizi, l'esercizio torna, vabbè, anche lì c'è qualche volta, però là è l'errore di Google. Lì invece ci sono altre cose che secondo me vi hanno dato fastidio. Per esempio, anche se non siete riusciti a rendervene conto al 100%, una cosa che vi ha dato fastidio è che io per... allora, abbiamo visto che verificare che, che certi vettori siano realmente dipendenti è facile se conosci già la combinazione lineare che fa. Cioè, per esempio, se il quarto vettore è la somma dei primi tre, io scrivo V1 più V2 più V3 meno V4 uguale al vettore 1. E so che sono realmente indipendenti. E vabbè, se invece devo dimostrare che sono realmente indipendenti, devo faticare, perché devo scrivere lambda 1 V1 più lambda 2 V2 più lambda 3 V3 più lambda 4 V4 uguale a 0, poi mi scrivo le equazioni, poi devo andare a giocare con queste equazioni fino a che non dimostro che tutti i coefficienti fanno 0. Oppure, se invece non riesco a dimostrare che tutti i coefficienti fanno 0, trovo delle soluzioni non nulle, vuol dire che invece saranno dipendenti. È molto più lungo e molto più complicato. Se ve ne siete accorti, nella ultima, gli ultimi 10 minuti ho fatto una variante di questa. Per capirci, i primi tre vettori erano indipendenti e lo sapevo. V1, V2 e con 1 erano indipendenti, perché l'avevo aggiunto e con 1 in maniera tale ero sicuro che era già non era combinazione lineare dei primi due, quindi i primi tre erano parte libera. Ci siete fino a qui? Per verificare che fossero indipendenti tutti e quattro, cosa ho fatto? Ho fatto un'altra cosa. Ho provato a scrivere il quarto come combinazione lineare dei primi tre. Questa cosa equivale, se voglio verificare la indipendenza o dipendenza lineare, a mettere tutti e quattro, però a mettere x uguale 1 meno 1, cioè in maniera tale mettere il coefficiente dell'ultimo vettore diverso da 0. Allora, ho scritto il quarto vettore come combinazione lineare dei primi tre, e poi cosa ho verificato? Non che venisse tutto 0, perché infatti non veniva tutto 0, ma che il sistema fosse assurdo, perché se sono indipendenti, allora l'unica soluzione è 0, 0, 0, 0, in particolare 1 qua non ci può stare, e quindi il sistema dovrà venire a assurdo. Cioè il quarto vettore non può essere combinazione lineare di primi tre. E perché ho fatto questo? La domanda è, perché l'ultimo esercizio l'ho fatto in quel modo là? È venuto più corto dell'esercizio che ho fatto subito prima o è venuto più lungo? È venuto più corto, e perché? Perché nell'esercizio che ho fatto prima, alla fine dovevo scrivere un sistema di 4 equazioni in 4 incognite. L'unica cosa è che era omogeneo. Ma se non erano 4 equazioni in 4 incognite, no. Qua ho dovuto scrivere un sistema di 3 equazioni in 3 incognite. Io ho dovuto solo verificare che fosse assurdo. C'è un guadagno in tutto questo o no? Sì, mi sono risparmiato un incognito in equazioni. 4 equazioni in 3 incognite, mi sono risparmiato un incognito, o no? Se io ho un incognito in meno, qua i conti li faccio prima, no? Quindi, se io già so che i primi due vettori sono indipendenti, i primi tre vettori sono indipendenti, io semplicemente scrivo che questo, prova a vedere, questa è una combinazione degli unitari dei primi tre, e risolvo il sistema. Se il sistema è risolubile, allora vuol dire che i vettori erano dipendenti. Se il sistema non è risolubile, assurdo, vuol dire che i vettori erano indipendenti. E risolvo un sistema con un'incognita in meno. È chiaro il vantaggio o no?
c'è un vantaggio enorme. Oh, un'altra cosa che vi dovrebbe in qualche modo aver disturbato un pochino è il fatto che noi per verificare l'indipendenza o la dipendenza di certi vettori in R3 e R4 cosa abbiamo fatto? Abbiamo dovuto risolvere dei sistemi che infatti si chiamano sistemi lineari. Ora il problema è l'algebra lineare, che è quello che stiamo facendo, servirà proprio a imparare a risolvere i sistemi lineari. Però per vedere se questi sono indipendenti io devo risolvere un sistema lineare. Sembra un po' un cane che si morde la coda. È così solo in parte, perché fino ad ora io vi ho dato qualche regola generale astratta per risolvere i sistemi lineari? No, l'abbiamo fatto guardando in faccia le equazioni, cioè come uso dire io con le mani e con i piedi. Ovviamente ci sono le regole generali per risolvere i sistemi lineari, però quelle sì le capiremo meglio quando avremo fatto un altro po' di algebra lineare. Quindi capisco che per adesso il fatto di è insito nella definizione, no? Quando io scrivo che l'unica soluzione di lambda 1 q1 più lambda 2 q2 più lambda k vk uguale a vettore nullo sono è quella con tutti i zeri, sto scrivendo un sistema di k equazioni, scusate, di un certo numero di equazioni, se sto in Rn di n equazioni in k incognite omogenee, la soluzione nulla ci sta, devo verificare che non ci siano altre soluzioni. Ovviamente qua per esempio già ho fatto una variante per che dobbiamo fare poi. Questa cosa tornerà negli esercizi, quindi si capirà benissimo. Un'altra cosa, e poi qua introduco invece un argomento che sviluppiamo mercoledì, sviluppiamo pesantemente mercoledì, quindi ci abbiamo più di 10 minuti per poter introdurre. Oh, siamo sempre su Rn. Sempre su Rn. Allora prendiamo un vettore V, le coordinate le chiamiamo alfa 1, alfa n. Prendiamo un vettore V doppio, le coordinate le chiamiamo beta 1, beta n. Chi era il prodotto scalare canonico? V scalare V doppio. L'abbiamo definito mercoledì. Era? Come si faceva? Si faceva il trasposto di V per V doppio prodotto riga per colonne, cioè alla fine cosa veniva? Somma di oh, non è, non siete alla scuola superiore. Se dico una cosa, una lezione, la lezione appresso, se è una definizione la dovete sapere, perché se no non andiamo d'accordo. Definizioni, sappiamo di cosa stiamo parlando. Enunciati, sappiamo cosa stiamo dicendo. Se non conosco l'enunciato del teorema non so cosa sto dicendo, eh? Sono i teoremi quelli che affermano quello che sto dicendo nella mia teoria. Dimostrazione, vabbè, ho cognizione completa di causa di tutto. Ma la dimostrazione, se volete, è il terzo aspetto, quello... Sì, è importante sapere che una cosa funziona, ma prima bisogna sapere di che stiamo a parlare e che stiamo a dire, perché se non sappiamo di che stiamo a parlare e cosa stiamo dicendo, la dimostrazione non ha senso per nulla, cioè se non è chiaro, se non sono chiare le definizioni degli enunciati è inutile fare la dimostrazione.
Quindi io le dimostrazioni piano piano le capite, me le venite a chiedere, tutto quello che volete, ma le definizioni non ci sta nulla da capire. Faccio numerosi esempi, quindi quando se ho definito una cosa giorno X, al giorno X più 1 la voglio sapere. Qua siamo al giorno X più 5 da mercoledì. Allora, come fatti il prodotto scalare canonico di due vettori di R? Somma per J che va da 1 fino a N alfa J beta J. Oppure ci mettete I e qua mettete alfa I beta I, sembra la stessa. Questo per questo, questo per questo, questo per questo, questo per questo, questo per questo. Allora, andiamo a fare prima di studiare le proprietà di prodotto scalare canonico, così come poi gli altri prodotti scalari definiti positivi li vedremo mercoledì. Quello che mi interessa qui è vedere, cominciare a vedere V scalare V, in particolare quanto fa? Somma J che va da 1 a N di che cosa? Allora? Alfa J al quadrato. Allora, supponiamo per esempio un vettore sia in R2. Allora, questo vettore è alfa 1, alfa 2. Cosa rappresenta questa qui? Alfa 1 uguale più alfa 2 uguale. Cosa rappresenta? Per Pitagora. Non la lunghezza, il quadrato è la lunghezza. Infatti questa si chiamerà la norma al quadrato di la lunghezza al quadrato di e questo vale in R2, in R3, in R50, se state anche in R3 per ottenere il quadrato di questa diagonale dovete fare il quadrato di alfa 1 più il quadrato di alfa 2, poi per, sempre per Pitagora, per ottenere questo dovete fare il quadrato di alfa 1 più, cioè il quadrato di questo, cioè il quadrato di alfa 1 più il quadrato di alfa 2 più il quadrato della terza coordinata di alfa 2, e quindi il quadrato della lunghezza del vettore verrà alfa 1 quarto più alfa 2 quarto più alfa 3. In generale sarà la somma dei quadrati delle singole coordinate, questo sarà il quadrato della lunghezza. In particolare V scalare V fa 0 qua, se prendo un vettore e faccio scalare con se stesso fa 0 qua. Se e solo se quella è una somma di qua gradi, quella è una somma di quadrati che fa 0, sono quadrati numeri reali, quindi sono tutti quanti numeri reali al quadrato R. Quindi qual è l'unico modo per cui una somma di quadrati possa fare 0? Deve essere tutti 0. Ah, quindi se e solo se V è uguale a vettore V. Allora questa è una cosa, cioè l'unico, quindi io che cosa so? So che se un vettore ha una lunghezza diversa da 0 intanto non è vettore nulla e quindi non è linearmente dipendente, perché l'unico vettore linearmente dipendente è vettore nulla. Adesso prendiamo due vettori.
Allora, prendiamo due vettori. Allora prendo V1, V2. Allora so che la norma di V1 è diversa da 0, cioè il primo vettore non è nullo. Poi so che la norma di V2 è diversa da 0, anche il secondo vettore non è nullo. Io dico che questi due vettori sono linearmente indipendenti. Ah, scusate, ci vuole un'altra cosa. Poi suppongo che i vettori V1 e V2 abbiano il prodotto scalare da titolo che fa 0, cioè sia V1 e V2 sono ortogonali. Quando due vettori hanno il prodotto scalare che fa 0, il prodotto scalare canonico, si dice che sono ortogonali. Cioè, si dice che sono ortogonali quando il prodotto scalare fa 0. In questo caso stiamo parlando del prodotto scalare canonico. Poi non è che dovrà essere per forza sempre il prodotto scalare canonico. Basterà che sarà definito così. Positivo, vedremo un altro esempio. Comunque, supponiamo che siano ortogonali. Allora io dico che questi due vettori sono linearmente indipendenti. Allora dico che V1, V2 è parte libera. Oh, stiamo parlando qua, quindi lo dimostro in questa riquadro. Allora provate a fare lambda V1 più mu V2 uguale a vettore nullo. Allora prendiamo questi sono due vettori. Questi due vettori sono uguali, se faccio il prodotto scalare di entrambi i membri con un terzo vettore deve venire la stessa cosa, cioè sto dicendo che se faccio lambda V1 più mu V2 scalare V1, questo deve essere uguale al vettore V1 scalare V1. Questo vettore era uguale a questo, allora quando faccio il prodotto scalare con V1 deve uscire lo stesso risultato. Adesso non sono più vettori ma sono numeri lineari. Adesso l'unica cosa che mi serve per completare il ragionamento è che quando vado a fare il prodotto scalare si avrà quella che si chiamerà linearità a sinistra del prodotto scalare qua, cioè mi viene questa quantità qua. E a destra mi viene 0. A destra mi verrà 0 perché il vettore nullo basta sostituire scalare con qualunque cosa va sempre 0. Oh, qua mi verrà V2 scalare V1. Però noi è facile verificare che o faccio V scalare V2 o faccio V2 scalare V2, il risultato è lo stesso, quindi siccome V1 scalare V2 faceva 0, anche questo faceva 0. Questo invece, V1 scalare V1, com'era? Era diverso da 0. Sta scritto là sotto. Qual è il risultato netto di tutto ciò? Questo pezzo fa 0, questo fa 0, questo è diverso da 0, lo posso togliere. Cosa mi rimane? Lambda uguale a 0. Quindi ottengo che il primo coefficiente deve fare. Se invece di fare il prodotto scalare con V1 faccio il prodotto scalare con V1, con V2, diciamo analogamente otterrò mu uguale a 0. Allora, sono partito da questa equazione, questo qua lo ridimostreremo in generale, quindi questa non è che vuole essere una dimostrazione particolarmente elegante, lo faremo in generale, quindi vuole essere solo, diciamo, un caso semplice da controllare facilmente a casa. Quindi che cosa succede? Che se due vettori sono ortogonali sono linearmente indipendenti, e se provo con 3 è uguale, se provo con 5 è uguale, se provo con 7 è uguale. Quindi in Rn c'è un modo molto semplice di vedere se i vettori sono indipendenti. Se sono ortogonali sono indipendenti. Purtroppo viceversa non è vero. Se sono indipendenti non è affatto detto che siano ortogonali. Basta pensare a due vettori nel piano, basta che non sono allineati, sono indipendenti, ma non sono affatto ortogonali.
Tuttavia, sempre mercoledì vedremo Gram-Schmidt, che se sono indipendenti, se io ho k vettori normali indipendenti, da questi, se ho un prodotto scalare finito così, insomma, in Rn, li posso modificare un po' e ottenere un'altra base costruita a partire da quelle di prima, in maniera tale da renderli a 2 a 2 ortogonali. Quindi li posso, come si dice, ortogonalizzare. Quindi tutto sommato il prodotto scalare non è affatto, vedremo che in tutto ciò il prodotto scalare è un modo, forse il modo più semplice di verificare se determinati vettori sono indipendenti. Come si fa a ortogonalizzare due vettori? Pensate al caso geometrico. Io ho un vettore così e un vettore così. Non sono ortogonali, ortogonale significa perpendicolare, la stessa cosa. Allora, cosa faccio? Faccio la proiezione del primo sull'altro. Come si fa la proiezione geometricamente? Si prende, diciamo, il punto OP, dove OP è il vettore, si traccia la perpendicolare fino ad arrivare sulla prolungamento del, diciamo, sulla retta che contiene l'altro vettore, e questa è la proiezione, e si toglie la proiezione, cioè quello che rimane per la regola del parallelogramma sarà questo vettore qui. Adesso se andate a fare questo vettore qui, andate a fare quest'angolo, potete verificare anche geometricamente che i vettori sono diventati ortogonali. Allora, un modo molto, se io ho una formula per fare la proiezione, se io avessi una formula per fare la proiezione, è molto facile vedere se un vettore è indipendente da un altro. Gli faccio la proiezione, ce la tolgo, se mi rimane il vettore nullo era dipendente, se mi avanza qualcosa, quel qualcosa è ortogonale, quello che tolgo, cioè la proiezione, sarà una combinazione lineare cioè un multiplo di quell'altro in questo caso. Ma anche la stessa cosa varrà se qui invece di proiettare su una retta sto proiettando su un piano, cioè, o su uno spazio generato da, per esempio, già 7 vettori ortogonali. Se ho una formula per fare la proiezione, faccio la proiezione, se risulta uguale al vettore V vuol dire che il vettore V era generato da quelli di prima. Se invece ce la tolgo e mi avanza qualcosa, quel qualcosa che avanza è ortogonale e quindi in quanto tale è indipendente. Allora vuol dire che il vettore di partenza era indipendente perché non riusciva a generare tutto, ma c'era un pezzo, quello ortogonale, che non riuscivo a... non potevo, non è che non riuscivo, non potevo proprio generare. E questa cosa, questo discorso, questo punto di vista lo affronteremo nel dettaglio, diciamo, nelle 3 ore di mercoledì.